Calcola che lì quando lo facevamo noi partivamo sempre di ride buff primi 30 secondi. Tutti quanti, perché poi ritornano per la fine, ricordo male. E quindi comunque ce la Sì. fai. Ah sì, assolutamente ritornano per la fine. Ritorno un po' da te. Eh sì. Facciamo un po' più di più, se andavamo in concomitanza con le fasi del boss, scoppiavamo. No, hai 30 secondi all'inizio, no, le fasi non vanno a percentuale, vanno a tempo. Vanno a tempo, se no dico noi magari tirandoli. No, perché se non ricordo male, il primo grip arriva dopo i 30 secondi, sono 45 secondi. Correggimi se sbaglio, se non me lo ricordo. Sì, è giusto, è giusto. Ok. No, la cosa più problematica è se tiro il boss a tanto, ma tanto il ride buff lo vede pure lui, quindi non è che. Cioè, devi proprio partire, devi proprio partire incazzato con quel boss là, cioè. Infatti il caffè sta in casa tutta la faccia, perché altrimenti. Ma volentieri, perché con la nuova patch non ho più fatto, quindi. Tommy, ho visto una cosa che io non volevo. Ora aspetta, finisco la registrazione del manichino, poi lo dimmi a che minuto sei, lo vado a vedere. Guarda il video caricato a Auron. Perché? A 50 secondi, ci sono tutti e due i boss sul tanque della Granita 1. Tutti e due. Beh, non l'ho linkato io. Ah, ok. Ce n'è pure un altro in cui sono girati. Siamo immersi. No, lo so, però per capire si fa anche così. E si Si può può fare fare anche ancora così. così. Però se non si riusciva a tenere due tank con un coso a testa, tutti e due su di uno non si tengono. Dipende dal tank di Unità 1 fondamentalmente. Lì i Un tanki devono Juggernaut fare molto gioco di squadra. con 76 K di vita. O un power che si conta. Questo è un fenomeno. Ma no, no, non c'entra, non Il c'entra, guardia. è il movimento. Sì, è un No, fenomeno. sì. Vabbè, È il movimento non che so se fanno. sei ironico Ma se come fossi detto, no.